ci abituerò mai al nuovo arredamento. E ai nuovi colleghi. Vi ricordate quanto si stava bene prima? Sembra ieri pause lunghissime. Oh, e per favore. Scherzi. Allora! Mi ricordo che scherzi pazzi. Io che mi faccio due stagiste in bagno e tu che trovi occupato. Sì. E così te la fai addosso. Ah no, quello era ieri. Ah, no, quello era ieri. Allora basta. Si stava davvero meglio prima. Niente cinesi, no. Niente corte, niente casini. Sì, e i gavettoni arrivavano in orario. Ho capito Silvano, ma il passato non ritorna. Chi ha dato e gli ha dato. Eppure io sogno sempre di svegliarmi una mattina e rivivere i vecchi tempi. Ciao ragazzi, sono tornata. Come va? Jessica. Grazie signore. Adesso ridammi anche la lira e il comunismo. Ma non ci posso credere. La nostra Jessica, saranno 5 anni che non ci vediamo, eh? Veramente più del doppio, Luca. Ecco. Vedo che ho lasciato un vuoto incolmabile nella tua vita. Vabbè, nella mia lo hai lasciato. Però ce l'ho ancora, la tua foto in bikini alla festa aziendale 2004. La tua, la vostra, insomma. Siamo commosse, Paolo, grazie. Ma la sai che mi sei mancata? Ma tu sei tornata perché ti mancavamo anche noi? Ma certamente, Giuliano. E anche perché ho un importantissimo colloquio di lavoro. Responsabile formazione delle filiali europee. Così forse torno a lavorare con voi. Però qua vedo che è tutto cambiato. Hanno messo il parquet adesso. Il lancio del Silvano viene ancora meglio. Ancora? Ti fai lanciare da questi due? Allora ci godi proprio di essere una vittima. Vive con la Patti. Cosa? Convivi? Sì. Non ci credo. Io pensavo che la Brexit fosse uno shock. E siete felici? Sì, moltissimo. Soprattutto la Patti, perché ha realizzato tutti i suoi sogni. Non lavora più qui, abbiamo avuto un bambino e poi è morta mia mamma. Amore meraviglioso! la cosa del bambino. Sì, non che è morta... Comunque l'area relax è molto più bella ora. Hanno cambiato delegato sindacale? Rompo ancora i maroni alla direzione, anzi alle direzioni, italiana e cinese. Insomma, sul mio rompere i maroni non tramonta mai il sole. Insomma, non hai fatto carriera. Beh, però ha divorziato l'altra volta dopo solo un anno. Vabbè, per mia scelta. Alex gli ha fatto le corna. Grazie Paolo, e comunque ora la mia vita ha preso una strada diversa. Oh, vieni, vieni caro. Finalmente ho scoperto quali sono le cose davvero importanti. Cioè? Jessica, ecco a chi dedico la mia vita adesso. Lui è Nelson. Luca, hai fatto coming out! Finalmente, l'avevo sempre detto che eri gay. No. Qualsiasi cosa per un permesso di soggiorno, ma questo no, eh. No, non sono gay, sono filantropo. Ho fondato una cooperativa, il Bracciolo dell'Amicizia, per dare una vita migliore a Nelson e ad altri sfortunati profughi come lui. Certo. E quanto ci guadagno? Bene, Nelson, è ora di andare. Raggiungi pure i tuoi compagni e adesso vengo anch'io. Ciao, andate a fare un po' di bumbo, bumbo, bumbo come fate voi. Paolo, tu, tutti questi anni, grandi cambiamenti. Hai imparato a leggere. Beh, dagli tempo, ho avuto solo 10 anni. Però, per esempio, Brad si è laureato in Albania. Adesso commercia con il Sud America, lavora così tanto che ha 3 passaporti diversi, con 3 nomi diversi e 3 foto diverse. Paolo, vuoi dire che tuo figlio gestisce un traffico? Vigile? Ma come ti permetti? Io li educo i figli. Paolo, non ho mai capito come non sei mai finito in galera. Dagli tempo, adesso Paolo ha il 100% di possibilità in più perché ha aperto un locale. Buono Paolo, ho sempre pensato che dovevi aprire un pub. Beh, non è un pub, è un pub. Sì, un locale a tema pub. Il dimmi di sì, ma perché non vieni stasera? C'è il lancio del nano, poi io canto tutto il Parsifal e il nano fa i cori, se lo ritroviamo. Pazzesco, in tutti questi anni e non siete cambiati per niente. Che te sei sempre una gragnocca. Grazie. Ehi là, Jessica, ancora qui? Com'è andato il colloquio? Mi sembra bene, però non so perché parlavano solo in cinese. Sai, a noi farebbe tanto piacere che tu ti fermassi con noi, perché nonostante le apparenze qui è cambiato tutto. E anche io e Paolo non siamo più qui due ragazzini un po' arruffoni di un tempo, no, siamo due uomini maturi. Pupino, l'ho trovato, il bikini del 2004, è lui. Senti, firmetta, autografo e anagramma.